Noi continuiamo il nostro viaggio, andiamo in Argentina su una ruta meravigliosa, andiamo nel nord-ovest del paese ed è la ruta 40. Sopita nel fondo dei vulcani, rappresa nei deserti di sale, battuta dal vento nei villaggi solitari. La voce delle Ande orientali è un richiamo inalterato nel tempo, una preghiera che risuona dalle distese di pietra al cielo azzurro. Un patto antico tra uomo e terra, che la gente del posto chiama ancora Pachamama. Custodi di questo patto sono ancora oggi le comunità del nord-ovest argentino, che vivono lungo la mitica Ruta 40. La prima che incontriamo è a San José, in Catamarca, dove ad agosto fervono i preparativi per la festa del santo patrono, San Roque. Se è vero che il senso di condivisione è forte in ogni comunità sudamericana, dormire nelle camere messe a disposizione dalle famiglie del posto, partecipare all'attività del paese, conoscerne le realtà agricole ed artigianali, non è solo un diverso approccio turistico, rurale e comunitario. È soprattutto il miglior modo per vivere in maniera più autentica il territorio. Il NOA, nord-ovest dell'Argentina, è una regione remota e ricca di tesori. La Quebrada de las Conchas, con i suoi canyon imponenti, è un ottimo metro per misurarsi col panorama, ma è solo il primo di una serie di scenari unici. Mentre il cammino prosegue verso nord, sale di quota e raggiunge la Puna. È così che viene chiamato questo sconfinato deserto di altura. La Puna, un ecosistema ancora intatto, dove lama, vigogne, struzzi e asini selvatici pascolano lungo pendii brulli e vallate immense pressoché disabitate. Nell'immaginario locale, la Puna non è solo un luogo, ma anche uno stato mentale e fisico. Non sono molti i viaggiatori che raggiungono l'altopiano. Chi lo fa ricerca un'esperienza diversa. Sentire la Puna significa mettersi alla prova e diventare parte di quest'ambiente dove l'aria è rarefatta e il silenzio profondo. Quasi a voler segnare un confine, l'asfalto si fa sterrato. Le mappe non possono più essere d'aiuto. Accompagnati da chi conosce la strada, abbandoniamo la ruta 40 e ci spingiamo verso ovest. Thank you.
Il cuore della Puna, a 3.900 metri di altezza, è un vero e proprio atterraggio su Marte. Più di un chilometro di roccia color porpora, frutto di una stratificazione di ferro, onice e gesso. Uno dei posti sulla Terra più simile al pianeta rosso. Il deserto del diavolo si presenta come un orizzonte sfalsato di piccole e grandi cupole che celano all'interno un labirinto di crepacci e calanchi. Un percorso straniante, capace veramente di condurre ai confini del mondo. Se questi sono i confini, Tolar Grande è l'ultima frontiera. Il viaggio in auto dalla Ruta 40 è durato circa 10 ore, ma è valso ogni singolo minuto per raggiungere questo villaggio sperduto sull'altopiano. Ex stazione ferroviaria e punto di appoggio per i lavoratori delle miniere, Tolar Grande ospita oggi circa 80 famiglie, una manciata di abitanti circondati da spazi immensi. Bisogna adattarsi al ritmo ipnotico delle giornate e ad un vuoto che riserva però meraviglie inaspettate. Un ultimo sforzo verso ovest. La terra che schiarisce poco a poco, fino a farsi una distesa bianca. Gli occhi increduli davanti a un altro miraggio. Il bianco del Salar de Arisaro, un deserto di sale di 1600 km, è spezzato da una piramide scura che svetta improvvisamente all'orizzonte. Il cono di Arita, dalle proporzioni talmente perfette da sembrare artificiali, è in realtà un vulcano naturale, alto 400 metri. Negli anni, il suo fascino misterioso ha ispirato numerose leggende. Montagna sacra, centro cerimoniale, luogo di sacrifici inca o incontri extraterrestri. Per quanto strana, qualunque fantasia sembra comprensibile in questo luogo. Salendo sulla Puna abbiamo attraversato un velo di sogno che, prima di richiudersi, offre un'ultima visione. Cambia lo superficie. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Il turchese profondo degli Ojos de Mar, occhi del mare vengono chiamati per la loro acqua salata, spunta nel bel mezzo della Puna e custodisce un segreto. Cambia, no es extraño. Queste piccole pozze, a 3.000 metri di altezza, sono un fenomeno molto raro perché ricoperte di stromatoliti. Le stromatoliti sono tra i fossili più antichi che esistano sulla Terra. Al loro interno vivono dei batteri preistorici, in grado di convertire l'anidride carbonica in ossigeno. Ed è per questo che vengono considerate come la prima testimonianza di vita sul nostro pianeta. Come dire che qui è cominciato tutto. Puoi mirare? Sì. Todo cambia.
filmato meraviglioso. Poi con la colonna sonora, con la voce inconfondibile di Mercedes Sosa, insomma, veramente stavamo godendoci, io e il mio prossimo ospite, questo filmato sull'Argentina del Nord-Ovest.